tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero davvero molto contento. Altra cosa importante che voglio dirvi, che grazie di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Nel contenuto odierno parleremo della partita di pomeriggio fra Juve e Cagliari, che sarà una partita molto molto complicata. Io ho lanciato una sfida, quello di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Sta diventando sempre più difficile perché il tempo diminuisce, però io sono convinto che la cosa non è possibile, perché noi siamo una bella community, una community compatta, una community che quando vuole sa fare la differenza, e io sono sicuro che voi fate la differenza. Questo è un canale libero, come l'ho sempre dimostrato. Vengo attaccato anche nei commenti e vedete che io rispondo a tutti i commenti, perché basta avere educazione e rispetto. In questo canale non sarete mai censurati, in questo canale potete dire sempre e solo la vostra. Signori miei, la partita Cagliari-Juve è una partita davvero complicata, secondo me più difficile di Inter-Juve, perché Inter-Juve i giocatori la preparano da soli, lo spirito esce da solo, invece in Cagliari-Juve i giocatori devono essere concentrati, perché è una partita bastarda. In questo momento la partita più importante è Juve-Cagliari, non è quella dell'Inter, perché se tu fallisci, perdi la partita di Cagliari, quella con l'Inter avrà un altro significato. Noi dobbiamo arrivare alla partita con l'Inter con lo stesso significato, cioè quello, fra virgolette, di dargli fastidio. Poi che l'Inter è superiore a noi e sotto gli occhi di tutti, l'Inter ha due squadre. Poi ognuno può dire che ha 1 miliardo di debita, ognuno può dire quello che vuole. Potete dire che in un'altra nazione l'Inter farebbe la Serie C per i debiti che ha. Per l'Italia potete dire tutto quello che volete. Si può dire tutto quello che volete. Però in questo momento l'Inter è superiore a noi. Altro punto. La Juve deve stare concentrata. La Juve ha problemi in questo momento di uomini. Gli mancano uomini perché ha Fagioli e Pogba. Chi squalificato per doping, chi per scommesse. Non ci manca niente. Poi c'è Rabiot che era in diffida presseggiando e sarà squalificato. Gli infortuni di Timothée Weah, Danilo o Alessandro che doveva rientrare col Cagliari, improvvisamente ha avuto un'altra ricaduta. Speriamo che arriva presto giugno, che se ne vada. E ormai il non so neanche come chiamarlo, De Sciglio ormai è sparito, non lo so. Lui ormai lo vedremo nell'anno nuovo, quando arriveremo a 1000 iscritti, lui De Sciglio arriverà. Non voglio dire così, se no non si arriva a 1000 iscritti, stavo scherzando. Però con l'anno nuovo io penso che tornerà, sperando. Il problema è che mancano uomini. Poi il Cagliari sta bene in salute, signori miei. Il Cagliari, dopo la sosta, non ha perso una partita. L'ultima sconfitta del Cagliari è stata Cagliari 1, Roma 4. Poi ha fatto 2-2 con la Salernitana. Ha fatto una grande rimonta contro il Frosinone 4-3. E poi ha vinto contro il Genoa. E in questo mezzo ha vinto anche la sua partita di Coppa Italia contro l'Udinese 2-1 in rimonta. Allora, occhio al Cagliari. Ranieri è riuscito a trovare gli mancava quel puntino, quella virgola per riuscire a resettare la squadra, è riuscito a farlo, l'ha trovata. La sosta gli è stata amica perché ha avuto la società che l'ha aiutato, non l'ha fatto, non ha fatto. Non è partita in quinta con l'esonero, sempre convinto con Ranieri, e Ranieri in questo momento ha dato i risultati. Nelle ultime 3 partite il Cagliari ha segnato 8 gol, ne ha subiti 5. Il Cagliari nelle ultime 8 partite ha segnato più della Juve, perché la Juve ha fatto 1-0 con o ha fatto 1-0 contro il Verona, 1-0 contro la Fiorentina e 1-0 contro il Milan. Il Cagliari non ha segnato il doppio, ha segnato 4 volte la Juve. E allora occhio al Cagliari. Io conosco la mia Juve. La Juve oggi può fare la partita come quella di Udine, come quella di Verona o come quella della Lazio, ma altrettanto può fare la partita anche come quella del Bologna in primo tempo, quella con la Fiorentina, quella del Sassuolo.
allora non ci deve essere, non ci dovrebbe essere, non concentrare, deve essere concentrata la Juve, deve stare sul pezzo. E dopo l'attacco, occhio all'attacco del Cagliari, danno in vantaggio Petagna e Lovumba, però occhio anche a Pavoletti e occhio alla Padula, sono in questo momento, hanno il piede caldo. Diamo un'occhiata alla formazione della Juve. La Juve sappiamo che mancherà Rabiot, si parla di un ballottaggio Šernik, secondo me è già sbagliato. Già, se tu vuoi andare a parlare del ballottaggio Šernik per il, è sbagliata la cosa, secondo me è sbagliata. Perché dai un segnale che sottovaluti il Cagliari, ma non lo devi fare, gli devi dire a Perin, quest'anno è così, giocherai quando Šernik non sta bene, però la coppa Italia è la tua. Poi i tre difensori saranno Gatti, Bremer, Rugani, non ci sono alternative, però il problema è un altro. In questo momento c'è Gatti che diffida, è in diffida. Prende il giallo, salta la Juve, salta l'Inter. Sappiamo che Gatti è uno che è facile a prendere il giallo, e allora occhio, occhio. Non sappiamo se Danilo tornerà. E allora, perché non diamo fiducia a Yusen? Perché sono convinto che Daniel Yusen ha fatto vedere di che carattere è a San Siro quando è entrato negli ultimi 15 minuti e ha dimostrato che è un giocatore con carattere. Diamo in fiducia, non andiamo a rischiare Gatti, perché poi siamo costretti a mettere Yusen contro l'Inter, perché non sappiamo come to se, to se torna e come torna Danilo. Allora non rischiamolo, ogni tanto facciamo le cose come dovrebbero essere fatte. Allora mettiamo Yusen a centrocampo. Se vado a vedere il centrocampo a meno di quello che dicono, sarà composto da McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso e Elin Junior. Finalmente diamo fiducia agli Junior, perché Kostić sinceramente non mi è piaciuto contro la Fiorentina. Oltre all'assist si doveva marcare Nico Gonzalez, però ha avuto la possibilità di fare due contropiedi che potevamo stare almeno 2-0, perché eravamo messi bene, e ha sbagliato l'ultimo passaggio. Non è il Kostić dello scorso anno, dove era devastante, quest'anno ha qualche problemino. Forse non sente la fiducia. Elin Junior, io sono contento. Sono contento se mette Elin Junior, perché è ora di dare fiducia a questo ragazzo. Questo ragazzo è devastante, ma lo dobbiamo fare giocare. Poi non difende alla fine, che me ne per una volta che non difende, lasciamo che almeno una fascia difende, perché McKennie come quinto non attacca. Allora io che ti devo dire? Sì, mettiamo McKennie che mi difende, però non mi attacca. Allora mettiamo McKennie che difende e Elin Junior lasciamolo attaccare. Semplicemente questo. Poi l'altro dubbio, io non riesco a capire se davvero vuole mettere lo Cambiasso come mezzala, non riesco a capire. Allora una boccia totale per Nicolò Siccaviglia, perché poi se tu vedi Nicolò Siccaviglia solo come sostituto di Locatelli è un altro conto. Però se nel momento in cui non ti gioca Rabiot, adatti Cambiasso, mi viene il dubbio. E dopo dobbiamo a tutti i costi recuperare Chiesa e Vlahovic. Sicuramente non sarà la coppia Chiesa-Vlahovic quella che io non riesco a capire, perché non la può mettere oggi. So che Ken sta in condizione ottima. La coppia che dovrebbe scendere in campo sarà Vlahovic-Ken. Vediamo. Io sinceramente puntavo ancora una volta su Vlahovic-Chiesa, davo fiducia. C'era la possibilità che potessero sbloccarsi, che in questo momento si devono solo sbloccare, come si è sbloccato Miretti. La notizia che è uscita oggi è quella del Tottenham che vuole Chiesa a gennaio. Io non lo so, noi siamo secondi, al secondo posto, stiamo lottando per lo scudetto, non lo so, ma stiamo lottando per un posto Champions, sì. Ma perché mi dovete venire a scrivere una cazzata del genere, che la Juve sarebbe suicidio vendere Chiesa a gennaio? Poi, se il Tottenham mi viene con un'offerta da 100 milioni, va bene, me lo vendo, ma ci devono essere 100 milioni sul piatto. Senza il centone, Chiesa non si muove. Poi, può vendere a giugno. Ma se tu ti vendi Chiesa ora, sei scoperto. E andare a prendere un giocatore in questo momento,
sapendo che hai venduto chiesa, ti chiedono, non gli do più il triplo. Se tu vuoi vendere chiesa, ti prendi subito il sostituto e soprattutto devi incassare 100, il 108. Signori miei, sarà una partita complicata, un Cagliari, come abbiamo visto, in salute, una Juve che sta bene, poi una Juve che non prende gol, però altrettanto segna poco, perché dobbiamo essere onesti, 15 gol. Nelle ultime partite, l'unico attaccante che ha segnato è stato Milik contro il Cagliari e contro il Lecce. Gli altri attaccanti, dopo la partita col Sassuolo, non sta segnando un attaccante, tranne Milik contro Lecce e contro Torino, gli altri ancora vuoto. Kane ormai va a prendere il record di gol annullati dal VAR. Speriamo che contro il Cagliari non ci sia ancora il VAR, perché poi abbiamo visto che il VAR va, dipende a momenti. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci siamo alla prossima. E ricordate una cosa: forza Juve, show!